ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente vi registro il video dei terminati di giugno. In questo video mancheranno un bel po' di creme corpo perché quasi tutte le creme corpo che ho aperto hanno 2-3 applicazioni ciascuna, ma è vero anche che vi sto girando il video in largo anticipo, diciamo 3 giorni prima della fine del mese, quindi non sto qui a farvi vedere le creme che non ho finito, insomma ve le cucherete il prossimo mese ci saranno più creme per il corpo. Cerco di ottimizzare i tempi proprio perché voglio rimanere comunque presente e costante sul canale, quindi quando ho un po' di tempo e quando il fresco me lo permette cerco di girarvi più contenuti, anche se li faccio un po' più in anticipo. Direi di cominciare subito. Allora, abbiamo terminato la gel da barba della Gillette, questa era per pelli sensibili, la utilizziamo entrambe, Andrea per la barba ovviamente e io per depilarmi, mi piace tantissimo. Poi lui mi ha fatto un po' la cultura del gel da barba in generale, a cosa serve. Praticamente quando si applica bisogna aspettare un pochino perché va a anestetizzare proprio leggermente la pelle e vi agevola la rasatura. Io questa cosa non la sapevo, comunque con questa mi sono trovata molto molto bene e come vi ho fatto vedere nel video di Tigotan abbiamo ricomprato altre 2 confezioni. Poi ho finito di Saponeria Nesti Firenze Marsiglia in fiore, sapone profumato alla lavanda, mi è piaciuto molto perché sapeva sia di Marsiglia che di lavanda, non era assolutamente stucchevole, l'ho utilizzato sotto la doccia perché dopo l'attività fisica mi piace passare proprio il sapone vero sotto le ascelle, insomma dare una lavata un po' più approfondita, e poi il sapone mi aiuta molto a togliere quella patina del deodorante appiccicoso che mi lascia soprattutto quello a gas. Ovviamente va a seccare la pelle, ovviamente sentite lo sgrassatore dei piatti, però mi sono trovata bene, sa di Marsiglia, sa anche di lavanda, non è invadente, fa tanta schiuma, devo dire che ho rivalutato moltissimo le saponette. Poi abbiamo terminato Borotalco Active, il deodorante a me non è piaciuto perché sapeva un po' di lime, che poi sotto la mia ascella prendeva l'odore di cipolla. Io non ho la sudorazione acre, però ho un pH particolare, praticamente devo stare molto attenta alle profumazioni che ci metto perché poi si trasformano in puzze strane. Ad Andrea è piaciuto, anche lui ha notato il fatto che i deodoranti a spray vanno ad appiccicare un po' le ascelle. Quello che ho comprato io di Nivea in crema è portentoso. Adesso smaltirò tutti i deodoranti che ho, li smaltisce il signorino, e comprerò solo quel deodorante lì perché è veramente ottimo, ottimo. Poi vado a cestinare queste 2 protezioni solari della Sundance, erano dell'anno scorso, sono entrambe diciamo quasi qui. Questa era trasparente all'ananas, trasparente nel senso che a tocco secco, e anche questa Sport protezione 50. Mi ero trovata molto bene, anche se questa l'ananas tendeva ad appiccicare un po'. Avendole aperti l'anno scorso, ovviamente non le vado a riutilizzare, anche se sto benissimo, ci rientro benissimo nel PAO, però io i solari non li riciclo perché comunque subiscono alterazioni, calore, colpo di caldo, insomma meglio non rischiare. Sapete che sono molto molto rigida per quanto riguarda le protezioni solari. Poi io ho terminato shower cream della Sien, questo ai frutti, mi è piaciuto moltissimo, sono 300 ml di prodotto, buono buono buono, aveva una texture in crema, aveva una profumazione molto fresca, fruttata, che non stucca perché io non amo particolarmente le profumazioni fruttate, agrumate, insomma mi stufano tantissimo. Penso che non abbia una profumazione particolare che potrei utilizzare sempre sempre sempre, io devo cambiare perché quasi tutte le profumazioni mi stufano. Tornando a questo bagno doccia, buonissimo, buonissimo perché fa tanta schiuma, basta poco prodotto e devo dire che lascia la pelle morbidissima. Infatti io ne avevo prese altre confezioni, se le trovate ve lo consiglio. Poi ho terminato l'olio doccia alla mandorla di Intra, anche di questo ve ne ho già parlato, sono 250 ml di prodotto certificato IAB e vegan, ok? Buonissimo anche questo, è un olio doccia proprio, si sente la componente oliosa, si stende facilmente, si fa massaggiare, poi una volta che lo emulsionate con l'acqua, prima si trasforma in una cremina e poi fa una bella schiuma, lascia la pelle morbidissima. Io perché utilizzo gli oli doccia? Uno, perché sono disturbata, io adoro gli oli doccia in estate, inverno, su e giù, e poi lo utilizzo quando magari mi capita di fare una doccia in più durante la giornata. Io vi ricordo che pur facendo caldo io non faccio mai più di una doccia al giorno,
Però se mi capita tornare a casa e uscire, mi devo dare una rinfrescata e questo è ottimo. Non sostituisce un bagno doccia un po' più pulente, perché questo è molto molto delicato, però è un'ottima alternativa. E poi scioglie benissimo i filtri solari, quindi ottimo, questo di Intra è fantastico. Mi è piaciuto moltissimo anche il carbone attivo purezza naturale doccia schiuma detox all'aloe vera al 20% di Equilibra. All'interno appunto contiene estratto di succo di limone, olio di mandorle dolci, tensioattivi di origine naturale, aloe vera e il carbone attivo, 12 mesi di PAO, 250 ml di prodotto, buonissimo, è di color nero, antracite insomma, ha una profumazione molto molto fresca, tipica di detergenti di Equilibra, fa tantissima schiuma, va a pulire e la cosa bella è che non è andato neanche a seccare la pelle, sai? Uno ci pensa, dice detox, molto molto delicato, quindi io lo consiglio anche per l'utilizzo frequente, magari dopo la piscina eccetera. Non mi è piaciuta assolutamente la mousse di balea, questa alla rosa, sono 200 ml di prodotto, non mi è piaciuta la profumazione, sapeva di nonna Maria che batte in strada, ragazzi, un profumo di rosa troppo troppo dozzinale, pesante, non mi è piaciuta. Come mousse mi è piaciuta, ma questa profumazione non la ricomprerò. Utilizzata bagno doccia pure relax nutriente cocco e petali di gelsomino di Caddis, 500 ml di prodotto, buonissimo, cioè questo l'ho mangiato da sola, ha una profumazione di cocco, più che di cocco sa di tiare, ma si sente anche il gelsomino, buonissimo. Aveva una texture in crema, lavava benissimo, faceva tanta schiuma, bastava poco prodotto e lasciava la pelle morbidissima, molto simile a quello della Sienne. Penso che entrambi cercano di imitare sia come forma, come texture, profumazione la Dove, e ci sta. Io preferisco le imitazioni perché la Dove, per esempio, faccio fatica a sciacquare e mi va, scusate, a seccare la pelle. Questo mi è piaciuto tantissimo, 99 centesimi da Caddis, correte. Poi Andrea ha terminato il bagno schiuma di Pino Silvestre Forte Natura, 750 ml di prodotto, ma l'ho utilizzato anche io perché io adoro questa profumazione. Infatti ieri da Esselunga le ho preso il pacco convenienza Vidal, sempre la profumazione Pino. Allora, a me piace tantissimo perché sul mio pH si sprigiona proprio l'odore di natura, non di qualcosa di maschile, ma proprio di fresco di albero. Sul suo pH invece si sente un po' più proprio la profumazione maschile. Le l'ho lasciato fare perché povera Stella, se lo utilizzassimo insieme sarebbe durato tipo 2 settimane, invece a lui è durato 1 mese, che c'è, questo è il suo bagno schiuma ufficiale, anche se l'ho utilizzato anch'io e ve lo consiglio, buonissimo, è un classico intramontabile. Poi io ho terminato il colluttorio della Meridol, combatte le cause di irritazione gengivale, mi piace molto, questo è uno dei miei colluttori preferiti, ne ho altri come per esempio quello di Equilibra, come per esempio quello di Bio Repair, ma questo mi piace perché non contiene all'interno l'alcol, non ha un sapore particolare, ma devo dire che mi va a sfiammare le gengive, ultimamente anche con gli spazzolini ho cannato, sono tutti duri durelli e le gengive sono, come dirsi, utilizzato e amato questo sensitive smalto con fluoro scudo protettivo per lo smalto di lunga durata della Mentadent, 300 ml di prodotto. Questi colluttori costano un botto perché sembrano piccoli, ma sono 300 ml, mi è piaciuto tantissimo perché è un colluttore in gel, quindi bastava poco prodotto, non bisognava andare a diluire, ottimo, aveva una profumazione mentolata che non dava assolutamente fastidio, ma andava a anestetizzare bene senza essere invasivo, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo, lo ricomprerò, aveva una colorazione viola. E poi Andrea ha terminato Elmex Sensitive, a lui piace tantissimo questo, senza alcol, coloranti, azione delicata, anche lui comunque delicato con le gengive, non quanto la sottoscritta, però ci piacciono, vedete che acquistiamo Paradontax, Elmex, Meridol, insomma questi, questo è molto buono, ve lo consiglio. Io ho fatto il cambio spazzolino, ieri sono dovuta andare a prendere questo perché quello che ho preso dal DM, se non sbaglio, della Oral-B è duro come la suola, cioè io non so come si fa a fare una cosa del genere, quindi sono corsa ai ripari e ho preso spazzolino verticale 2 volte più delicato della Mentadent, devo dire che non mi dispiace, insomma ho fatto il cambio, buono. Dentifrice, allora Andrea ha terminato Bio Repair protezione gengive, come vi ho detto prima abbiamo
la gingivite, no scherzo, gingivite è tutta un'altra cosa, acido ialuronico, amamelide, calendula e spirulina. A noi piace tantissimo, l'ho utilizzato anche io in passato, non sento fortunatamente la liquirizia, ma devo dire che è un ottimo prodotto per chi soffre di denti sensibili, gengive irritate, non va a seccare la bocca, mi è piaciuto. Io ho terminato questo che ho amato alla follia, protezione e sensibilità con minerali di potassio e zinco, sollievo in 30 secondi di Mentadent, questa linea Sensitive è stata una buonissima linea, ottimo. Non mi ha mai dato fastidio, non mi è andato a seccare la bocca, non mi è andato a seccare la lingua, non mi faceva venire reflusso gastrico, perché io anche quello, che può essere dato dai dentifrici, ragazze, buono, pulisce bene, lascia i denti puliti, bianchi, non ha un sapore molto mentolato, quindi non vi lascia la bocca fresca per tutto il giorno, ma a me non importa, ma basta che i denti siano puliti, perché chi ha una corretta igiene dentale non soffre di alitose, in casa esistono le mentine. Questo è buonissimo, ve lo consiglio, infatti quando ci sono le offerte ne faccio sempre scorta. E poi finalmente ho messo in uso questo Wilkinson con la, insomma, la sua saponetta, mi sta piacendo, devo dire che mi aspettavo di più, ma non è un prodotto che non ricomprerei, mi sta piacendo, anche se, come vi ho detto, mi aspettavo di più. Buono, comodo, per le emergenze, toglie molto bene il pelo, ma come vi ho detto nell'altro video, preferisco a 5 lame, perché queste 4 lame mi fanno ricrescere il pelo più duro. Allora, corpo, ho terminato questo Milk Body Scrub Secret Lotus Linea Relax di Rituals, questo l'ho trovato in una beauty box di Look Fantastic. Sono 70 ml di prodotto, mi è piaciuto ragazze da impazzire, tant'è che lo voglio acquistare assolutamente, ha una profumazione fresca, ma anche qui ci sento la Nivea, cioè ragazze sono malata di Nivea, no, seriamente si sente un po' di Nivea, buonissimo, era uno scrub in crema, eppure essendo uno scrub in crema in tubo ragazze, scrubba molto molto bene, non ai livelli di scrub salino, però lascia la pelle morbida, tonificata, levigata e non va assolutamente a seccare, questo lo comprerò perché ha una profumazione pazzesca. Ho terminato anche Organic Baobab Body Scrub di Planeta Organica, anche questo mi è piaciuto tantissimo, un buonissimo scrub, era uno scrub in pasta con una profumazione particolare, scrubava molto molto bene il corpo, si trasformava prima in una pasta, poi in un latte e poi faceva addirittura anche un pochino di schiuma, lasciava la pelle levigata, morbida e anche detersa, perché secondo me all'interno ha anche dei tensioattivi che potrebbero anche svolgere un'azione della detersione, pelle morbidissima, liscissima e non va a seccare assolutamente. Certo, contenendo all'interno comunque l'olio di mandorle dolce e l'olio di baobab non si sente questa azione nutriente, però non la va a seccare e per me è una vittoria. Poi ho finito anche il caffè, sì, datemi un po' di caffè, tra l'altro devo ancora berlo, sì. Lo scrub di Organic Shop al caffè, certificato Cosmos Natural, 250 ml di prodotto, un buonissimo scrub per quanto mi riguarda, perché costa poco, una buona quantità, io non ci sento la liquirizia dentro, io ci sento caffè zuccherato, mi piace molto, scrubba molto bene, attenzione quando lo utilizzate su pelle asciutta, perché oltre a al fatto che rischia di non attecchire la pelle, casca un po' per terra e poi diventa più aggressivo. Vi consiglio di metterlo sulla pelle bagnata, scrubba bene, sbrodola un po' la doccia, però per quello che costa, ragazze, va benissimo. Poi ho terminato la crema corpo, il burro corpo di Ava & May, questo di Bahamas, ha una profumazione di doposole fantastica. Sono senza microplastiche, cruelty free, vegano, 200 ml di prodotto. Purtroppo ha il doppio fondo, quindi vi frega un po' perché dice mamma mia che barottolone, e poi invece la crema dura poco. Aveva una texture molto morbida, per nulla unta, per nulla compatta, però quando la stendevo sul corpo rilasciava gradualmente invece l'olio, andava a nutrire, elasticizzare, compattare la pelle, idratarla tantissimo, e poi questo profumo durava un sacco, quindi se vi piace il profumo di cocco, sì, cocco dopo sole è buonissimo, buonissimo. Io questa la ricomprerei perché alla fine bastava anche poco. Olio corpo terminato, olio corpo di mandorla certificata Bios, la biblioteca italiana, tuntunto bisunto, 300 ml di prodotto, mi è piaciuto molto. Una di voi mi ha detto che sapeva di mandorla un po' amara. Io personalmente amo tutte le sfumature della mandorla, basta che ci sia la mandorla,
Forse la mandorla è un profumo che non mi stancherà mai. Buono come olio, nutriente, elasticizzante. Io a volte lo metto dopo la doccia, proprio sulla pelle bagnata, oppure quando proprio metto la crema e mi piace moltissimo. Ho terminato anche l'olio corpo elasticizzante con olio di mandorle dolci di Planta Viva. Sì, un olio carino, ma non lo andrei a ricomprare perché per 200 ml costa quasi 5 euro. E non è un olio particolarmente elasticizzante e nutriente. Sì, ha dentro l'olio di mandorla, però rimane comunque leggero. Preferisco gli oli un po' più puri. Come per esempio questo, l'olio di mandorle dolce alla vaniglia di Dr. Taffy. Buonissimo! Aveva la profumazione un po' dolce per essere... per utilizzarlo in questo periodo, ma chi se ne frega, un olio buonissimo. Gli oli di Taffy hanno qualcosa in più, non c'è niente da fare, costano una fucilata per il quantitativo, ma ragazze sono buonissime, basta meno prodotto rispetto a tutti gli altri oli che io abbia mai provato, compatta, elasticizza, nutre tantissimo che non serve neanche la crema. Inizialmente non mi piaceva il fatto della pipetta, ma adesso ho cominciato ad apprezzarlo perché quando vado a utilizzarlo insieme alla crema corpo mi è molto più comodo la pipetta piuttosto che fare questo lavoro da sciura. Molto molto buono, poi hanno delle profumazioni che persistono un casino, questa è classica vaniglia da dolcetto. Capelli, ho terminato lo shampoo della Pantene Purifica Regenera acqua di rosa e acqua micellare, molto molto buono, 250 ml di prodotto. Sapete che mi è piaciuto tantissimo, è uno shampoo che lava molto bene la cute e non va assolutamente a seccarla perché è anche leggermente purificante, basta poco prodotto, non mi ha creato irritazione, desquamazione eccetera eccetera. Sapete che ho un cuoio capelluto molto molto delicato, va a seccare leggermente le punte, però si va a ovviare con il balsamo oppure con la sua maschera che è favolosa. Mi è piaciuto molto, detossinante, lascia i capelli veramente leggeri, ma proprio la sensazione di leggerezza, di purificazione, ottimo. Lo andrò sicuramente a ricomprare, questo è indicato per capelli grassi alla radice e fibre danneggiate. Io non ho i capelli grassi alla radice, ma questo profumo mi fa impazzire, senza parabeni, silicone e coloranti, ottimo. Poi ho terminato lo shampoo biologico nutriente per capelli secchi certificato IAB di Intra al cocco e karité, mi è piaciuto anche se è uno shampoo che tende comunque a seccare i capelli a lungo andare, pur avendo cocco e karité, tensio attivi delicati, pur essendo biologico eccetera eccetera eccetera, io lo alternavo proprio perché a lungo andare mi andava a seccare sia la cute che le lunghezze. Come vi ho già detto prima, le lunghezze posso ovviare con una maschera, ma la cute se me la secchi lì si creano problemi perché a me basta niente e comincio a grattarmi come una scimmia. Questo non lo andrò a ricomprare. E poi ho terminato anche la maschera che hanno già utilizzato in passato, un'altra sempre di Intra, cocco e karité, una buonissima maschera perché è corposa ma allo stesso tempo ha una texture tipo una crema gel, basta poco prodotto, districa bene i capelli, li nutre tantissimo, ottima ottima maschera. Mi ha un po' stufato il profumo, però mi è piaciuto molto. E poi ho utilizzato l'olio finito, l'olio nutriente con Emetica Bringrai e olio vergine di cocco di Sultry. Questo è un olietto che io utilizzavo come pacco pre-shampoo, mi è piaciuto molto, mi ha durato tanto. Questa linea mi piace veramente tanto, questo marchio. Ho il latte detergente nelle scorte che avevo provato in Italia, al Cosmo, sì, al Cosmo, perché mi hanno dato al Sana. Buono, buono perché va a nutrire i capelli e li rende più corposi, più folti, più elastici. Io raramente l'ho utilizzato sulla cute perché adesso i miei squilibri cutanei vado a ovviare con i prodotti specifici tipo shampoo, e invece sulle lunghezze, essendo capelli comunque molto molto lunghi, ho bisogno anche di nutrimento, ahimè, soprattutto adesso in estate. Mi è piaciuto ma non lo andrò a ricomprare perché ho perso questa abitudine di fare, aspettate, aiuto, l'impacco pre-shampoo. E poi ho fatto queste due tinte di Wilkinson nel colore Mogano che vi ho fatto vedere nel video del DM. Allora, io l'ho fatto, non so quanto si possa vedere perché oggi le luci non mi aiutano assolutamente, cioè sembro lampadata, cioè baciata dal Signore. Vi assicuro che oggi ho messo solo un po' di correttore e blush. Pensate anche dove faccio la modella per le foto, mi hanno detto: Kate, ti prego, usa un fondotinta opacizzante perché ci fa impazzire la macchina fotografica, perché è proprio luminosa, non so cosa fare, devo smettere di fare skincare. Allora, buona tinta, devo dire che è facile da utilizzare, si stende facilmente, non pizzica, qua dice senza ammoniaca,
con oli biologici con cheratina vegetale, devo dire che mi sono trovata comunque molto bene. Il colore è questo. Io avevo la base castano chiaro e devo dire che, allora, ieri si vedeva di più lo stacco proprio rosso. Ho detto, oddio, ho fatto metà testa rossa e l'altra metà chissà che colore sarà, e invece poi si è sistemato, non mi è andato a pizzicare. Quello che mi è piaciuto di più di questa linea, vabbè, questa tinta, è lo shampoo. Lo shampoo è pazzesco. Questo è lo shampoo post colorazione rigenerante pH 4.5, buonissimo ragazzi, vi lascio i capelli morbidissimi, liscissimi, purificati, ma allo stesso tempo leggeri, belli, luminosi, folti per dire, vi dà la sensazione di leoncino. Buono, buono. Devo cercare uno shampoo con questo pH, secondo me è lo shampoo giusto da utilizzare ogni tanto per chiudere le squame dei capelli, insomma. Poi passiamo al viso. Ho terminato le salviettine delicate della Fissan con zinco, glicerina, senza profumo. Mi piacciono moltissimo perché sono di bebè, sono 65 pezzi, mi piace l'apertura. Io come li utilizzo? Li utilizzo dappertutto, per pulirmi le mani, per pulire la postazione, per pulirmi il viso se mi sono sporcata. Insomma, adoro queste delicate per i bambini, le preferisco perché appunto sono studiati per una pelle ancora più delicata della mia. Poi ho utilizzato e finita finalmente l'ultima confezione di Avilea. Questi erano quadrotti, tutti attaccati. Inizialmente non mi piacevano, ma col tempo ho imparato ad apprezzare, però non le ricomprerò. Ho finito anche questi maxi pad di Ebeline. Vi dicevo nel video di DM che questi non mi sono piaciuti perché sì, erano grandi, ma erano molto molto sottili, cioè no, io voglio le cose cicciottose. Questi della Cadiz sono un'ottima alternativa, sono un po' più spessi, anche se non sono bordati, devo dire che assorbano abbastanza prodotto. Io li utilizzo molto per il tonico e non casca, cioè non trapassa il prodotto, e mi piacciono tantissimo. Ne utilizzo di meno, sono super morbidi e non perdono peluti. E poi ho messo in uso l'ultima spugnetta di Aqua Massage, questa della linea Carezze della Natura. Mi piacciono questi dell'Aqua Massage, sono le mie preferite perché non vanno a scartavetrare le pelle. Detergente, ho terminato questo gel scrub purificante di Bionique, indicato per una pelle acneica. Io non ho una pelle acneica, però questo detergente mi è piaciuto tantissimo. All'interno aveva delle particelle esfolianti, però devo dire che l'ho utilizzato 2-3 volte alla settimana, non tutti di seguito. Puliva molto bene, non dava fastidio. Bionique è un marchio che si occupa proprio, ha un'attenzione in più proprio per le allergie, intolleranze eccetera eccetera, però devo dire che alcune volte, da quando è arrivato il caldo, il mentore all'interno mi dava fastidio agli occhi quando lo utilizzavo. Per il resto mi lasciò la pelle pulita, morbida, purificata, levigata, ottimo, e non era neanche aggressivo per quanto riguarda l'esfoliazione. Sapete che io sono noiosa anche lì. Poi ho terminato lo struccante delicato della Conad, 125 ml, bifasico con estratti di olio di rosa e camomilla, rimuove il trucco waterproof. Mi è piaciuto tantissimo, strucca sia gli occhi, sia il trucco normale, sia proprio il mascara waterproof, provato proprio perché avevo acquistato per sbaglio lo struccante il mascara waterproof. Mi è piaciuto veramente tanto, ve lo consiglio, costa poco, non lascia la patina unta, non ritorna in due fasi subito, buonissimo. Mamma mia ragazze, sta salendo sulla calore, ho la finestra chiusa, adesso scappo, intanto mi si è addormentato pure il piede. Allora andiamo avanti. Ho terminato anche lo scrub viso rivitalizzante maschera scrub detergente 3 in 1 di Le Driadi, un prodotto con un buonissimo inci. All'interno contiene l'estratto di pompelmo argilla rosa, senza siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti. Non mi è piaciuto, smaltito sul corpo perché sul viso era troppo aggressivo. Al secondo posto contiene l'alcol, mi va ad arrossare la pelle, me la pizzica, me la brucia, la pelle si irrita tantissimo, le particelle sono molto molto pungenti, scartavetranti, e quando l'ho utilizzato sul corpo, ragazzi, voi sapete che io non so se lo sapete, non ve l'ho mai detto, sul corpo non ho mai avuto nessuna imperfezione perché la pelle del mio corpo è un po' più resistente, sì è delicata ma un po' più resistente. Quando ho utilizzato questo prodotto pure sul corpo mi è uscito proprio i ponfi rossi, assolutamente no. Poi ho terminato il tonico all'acido ialuronico di Belif, questo è un prodotto che potete trovare su Sephora, mi è piaciuto tantissimo. Questo è un tonico praticamente siero, se volete un tonico idratante all'acido ialuronico
Anzi, se hai cercato un siero, vi consiglio di prendere questo tonico perché sono 200 ml praticamente di siero, molto denso per essere tonico, molto lattiginoso, profondamente idratante, bastava poco prodotto, infatti mi è durato tipo 3-4 mesi, idrata, rimpolpa, lenisce, un buonissimo, buonissimo tonico, infatti è adatto per pelli secche e questo è un tonico coreano, costicchia, però se lo utilizzate come siero è un buon investimento. Poi ho finito lozione tonica idratante a base di oligosaccaridi di alga rossa marina, acido ialuronico per pelle secca di Frères du Monde. Mi è piaciuto molto anche questo perché era un tonico idratante, tonificante, ma soprattutto rivitalizzante. Sembrava una sberla, mi dava una botta di energia. Lo utilizzavo al mattino. L'unica cosa che io non sono rimasta contenta della profumazione perché era troppo troppo intensa e poi rimaneva sul viso. Io preferisco sul viso le profumazioni, se ci devono essere, proprio leggere, perché spesso proprio il profumo mi dà fastidio. Non l'ho trovato particolarmente idratante per essere indicato per pelle secca, però qua dice pelle secca normale, quindi va bene, non lo andrò a ricomprare perché avevo questo ovolino, l'ho utilizzato un po'. Ho terminato anche la lozione purificante di Galénic, questa qua che adesso c'è scritto tutto in piccolino. Allora, all'interno contiene l'acqua di Amamelis e l'acqua di acqua purificata di Cauteres. Vabbè, è molto molto buona. All'interno contiene anche l'alcol, sono 200 ml di prodotto. Fortunatamente a me l'alcol non ha dato fastidio. Questo è un tonico che va a purificare e perfezionare la pelle, liscia e leviga tantissimo. A lungo andare, con lungo utilizzo, va anche a illuminare la pelle. Attenzione, se vi dà fastidio l'alcol, non è cosa. Poi, ho utilizzato l'olio di Alverde, ho finito. Questa è la rosa selvatica, 15 ml di prodotto. Ovviamente non è che l'ho aperto, l'ho finito a giugno, ma io li faccio girare, io l'olio viso lo utilizzo sempre. Più andando avanti con l'età, tra virgolette, più la mia pelle si sta modificando ancora sempre di più in pelle secca, tant'è che quest'estate io utilizzo proprio le creme viso, neanche gel, creme viso alla sera. Buono olietto, io lo addiziono sempre oppure nella zona contorno occhi, sulle labbra, nelle creme viso, buonissimo. Questo è molto leggero come olio, quindi non è troppo troppo pesante, va comunque a nutrire, a illuminare, buono. Poi andiamo di creme. Ho finito, no, meglio di sieri. Ho finito l'acido ialuronico di Balea, questo Beauty Effect, lo trovate dal DM, mi è piaciuto. È un acido ialuronico che fa leggermente scia bianca. Più che scia bianca fa proprio una cremina che va massaggiata, quindi bisogna applicare poco prodotto alla volta, se non avrebbe senso andare a massaggiare un siero che già è più leggero rispetto alla crema e si deteriora più facilmente. Mi è piaciuto, ha lasciato la pelle comunque morbida, leggermente più luminosa e tonica. Per il prezzo che ha, questo mi è piaciuto. Quella è la vitamina C, non mi ha fatto impazzire. Ho terminato anche il siero viso all'acido ialuronico di Bottega Verde, questo mi era piaciuto tantissimo, infatti è adatto per l'età dai 40 anni ai 50, ma l'età è solo un indice. Buonissimo, questo era un acido ialuronico molto molto compatto, molto denso, ne bastava poco prodotto e vi dava subito l'effetto rimpolpante. Ottimo, ottimo, ve lo consiglio se vi piacciono questi tipi di siera all'acido ialuronico, belli corposi. Mi è piaciuto tantissimo e purtroppo sono rimasta male quando è finito perché non ho fatto neanche in tempo a parlarvene. Questo siero di Clive, che questo è coreano, è un siero che è a base di acido ialuronico, ma all'interno anche estratti botanici come l'estratto di gelsomino, dov'è che l'ho visto? L'estratto di gelsomino, l'estratto di lavanda. Poi contiene l'acqua di riso, acido ialuronico, ovviamente l'acqua di cartamo. È un siero buonissimo, terminato purtroppo perché sono sporca, però buonissimo. Era uno di quei sieri compatti, cicciottosi, ne bastava poco, infatti guardate, ho lasciato un pochino perché non lo riesco a prelevare, ma poi ve ne voglio parlare nel video dei sieri e mi serviva per farvi vedere la texture. Era bello corposo, quando l'ho prelevato era bello cicciottoso, denso, però la sua particolarità è che non era appiccicoso, quindi una volta che lo applicavate sul viso si sprigionava
in acqua, ma non quella liquida, cioè come se si sciogliesse, la pelle lo assorbiva, rendeva subito la pelle idratata, ma profondamente idratata, rimpolpata, lenita, ottimo, ottimo siero, ne bastava una pusciata, ma non so come mai mi è durato veramente, veramente poco. Ho finito il siero ultra concentrato di Eva Clara della Roche-Posay. Questo è un siero che mi è piaciuto tantissimo, all'interno contiene acido salicilico, niacinamide e l'acqua termale della Roche-Posay. Io l'ho aperto, ragazzi, all'inizio di marzo, siamo a fine giugno, quindi ragazzi mi è durato un casino perché non lo utilizzavo tutti i giorni ma tre volte alla settimana, non tutti di seguito, perché mi aiutava comunque con l'imperfezione della mascherina, aiuto, i miei piedi si sono addormentati di nuovo, e questo è un peeling notturno, devo dire che mi lasciava la pelle sempre pulita, liscia e levigata. All'interno contiene anche l'alcol, state attenti, io non l'ho percepito molto molto aggressivo, bruciacchia un po' se avete qualche imperfezione, ma devo dire che è un siero che ricomprerò, che mi è piaciuto veramente veramente tanto, perché anche la niacinamide va a lavorare molto proprio sulla texture della pelle. Per me è stato un siero buonissimo e ve lo consiglio, io pur avendo la pelle secca l'ho utilizzato ovviamente con cognizione e non mi ha dato fastidio. Poi ho terminato sempre un mini siero, questo non ho capito molto, questo qua di Caudalie, che era il siero al resveratrol, una texture in crema che è andato a idratare, quindi molto buono, capite che per 7 ml non che ho capito molto. Poi ho terminato queste due cremine di Hello Body, questa è la crema giorno e questa è la crema notte, due creme che io le ho trovate molto molto simili, texture leggera, cremosa, sembrava quasi un fluido, andavano a idratare e elasticizzare la pelle, non ho visto particolari migliorie, buone creme, ma non le ricomprerò per il prezzo che hanno, ecco. Poi ho terminato il contorno occhi di Caudalie, questo Vino Perfect, all'interno vino Active, contiene peptidi, vitamina E, vitamina C stabilizzata e polifenoli, un ottimo ottimo contorno occhi, da utilizzare sia la mattina alla sera, al mattino è un contorno occhi defaticante, anche se in crema basta poco prodotto, idrata e elasticizza, alla sera si può utilizzare con più prodotto, comunque si assorbe, si può fare in modo impacco, va a nutrire, levigare, ottimo ottimo. Il suo aspetto defaticante si vede col tempo proprio grazie alla vitamina C che vi illumina lo sguardo, ve lo rende quasi più riposato, ma non è un'azione immediata, però se lo utilizzate con costanza come ho fatto io mattina e sera si vede come. Poi ho finito la crema BGA Cosmetics, BGS Products, questa è una crema che mi è stata inviata, è una crema slow age con acido ialuronico, burro di karité e l'olio di canapa, è una crema che non mi è dispiaciuta, aveva una texture abbastanza leggera ma allo stesso tempo asciutta per il mio tipo di pelle, è risultata diciamo poco unta, passatemi il termine, perché si asciugava troppo in fretta e mi dava un po' di idratazione e poco nutrimento, io ho bisogno purtroppo di entrambe le cose per avere una pelle in uno stato ottimale, comunque una buona crema perché liscia comunque tantissimo, leggermente anche purificante grazie al miele all'interno, la consiglio di più a una pelle normale e mista, io l'ho utilizzata molto molto volentieri, ma quando trovo le creme asciutte non mi danno tantissima soddisfazione perché preferisco proprio le creme o quelle belle soffice che vi danno l'idea di andare a dissettare completamente la pelle oppure anche che vi danno l'idea proprio di essere nutrienti. Poi ho provato di SkinCeutical la protezione SPF 50, questa era la protezione solare minerale, dry touch, si sente che è una protezione solare che è adatta per una pelle che ha bisogno di andare a mattificare perché è molto molto asciutta, sembrava quasi che all'interno avesse del talco, si assorbiva molto molto velocemente, non mi ha dato nessuna irritazione però non mi ha colpito particolarmente, come vi ho detto prima ho bisogno di qualcosa più idratante, più confortevole. Ho terminato anche un SPF per il viso 50 più anti-età, anti-eritema solare, per pelli sensibili di Relastin Sun System con Pro DNA, piaciuto tantissimo questo solare, ci ho messo un pochino a capirlo ma è buonissimo, questo è solo la pallina, questo è fluido leggero,
buono, 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 bastava poco prodotto relativamente, nel senso che si prestava molto bene nello stratificarsi sul viso senza creare birullini, palini, lasciava la pelle molto morbida, molto fresca, idratata, elasticizzata e la pelle non la buttava fuori assolutamente, vi manteneva proprio la pelle in uno stato ottimale. Quindi questo, oltre ad essere un solare, è anche un trattamento potentissimo anti rughe, anti età, anti macchie, che preserva proprio l'idratazione della pelle e l'elasticità. Mi è piaciuto moltissimo. Ci vuole ancora un po' di tempo, ragazze, per il video dei solari, perché me ne mancano ancora due da testare. Se volete un video, ragazze, io li devo comunque testare prima di parlarvene. Questo è ottimo, l'ho trovato ancora più performante come solare da riapplicare soprattutto in piscina, sia sulla pelle umida che asciutta, perché veramente non fa fascia bianca e si assorbe subito. Ottimo solare, un'ottima scoperta, Relasty, ragazze, mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora di provare la versione, quella per pelle grasse. Andrea non mi dice niente, devo provarlo per dirvi qualcosa. Poi mi sono dimenticata di farvi vedere tutte le veline che, scusate, abbiamo terminato, non che siamo impazziti, ma nel mese di giugno abbiamo preso un'influenza che sembrava Covid, con tutte le patologie, no? Con tutti i sintomi, ci ha preso il naso, ci ha preso la gola, non sentivamo sapore e odore, ci hanno messo praticamente in isolamento fiduciario, abbiamo fatto il tampone, tutto a posto, erano negativi, però ragazze ne abbiamo utilizzati veramente tanti, questi erano già alcuni aperti in tutte le stanze, quindi ne abbiamo fatti tanti. Allora, Conad 60 deline, 60 fazzoletti, poi questa era di DM, andato, questa era di Velute, non so dove l'abbia preso, e poi abbiamo terminato anche questa, sempre della Conad, che andrò a buttare nella carta. E niente ragazze, questo video è stato un parto perché fa veramente veramente caldo, spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato qualcosa. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!